Siamo con Carlo Faiello, un amico, un poeta, un cantautore, grande. No, ma a Villarreal, tu sei stato pure tu a Villarreal, non per il Napoli. No, io sono stato a fare un concerto diversi anni fa in un grande festival dove era il direttore era José Saramago, premio Nobel. Il festival è un festival che si chiama Sete Sois, Sete Ruas. Ti faccio una domanda velocissima, fra poco girerai, ma mi ha incuriosito una tua canzone ai primi posti della Hipre in Grecia. Chi la canta? Sì, attualmente ancora in classifica è una cantante greca, si chiama Fotini Darra. Ha fatto con te un concerto, eh? Un concerto ad Atene, sì, poi lei è venuta a Napoli. Grande, prego Mary. Allora Carlo, io invece so di un evento molto particolare, o meglio, da stasera partiranno da qui a un mese una serie di eventi. Il Domus Ars, la location è particolare perché è una chiesa del 1300 sita in via Santa Chiara. Ci racconti un po', ieri c'è stata l'inaugurazione, quindi... Sì, abbiamo fatto l'inaugurazione, e come dicevi tu, in un posto bellissimo, prestigiosissimo, suggestivo. La chiesa di San Francesco delle Monache del Medioevo, e lì faremo una serie di eventi intorno alla musica, ruoterà il teatro, la danza, la poesia, esposizione di scultura, pittura, foto, eccetera, eccetera. Insomma, ma la cosa più importante è quello di dare spazio ai ragazzi, ai giovani. Quindi una volta a settimana daremo spazio ai giovani che finalmente suoneranno in un posto dignitosissimo e prestigiosissimo. Va bene, tu stai per fare un grande viaggio in Europa? Sì, la cosa più importante, domenica faremo un concerto a Chiaiano per una raccolta per un ospedale in Guinea, poi partiremo per il Belgio, poi faremo un confronto, un ponte tra Napoli e Betlem, chiuderò l'anno a Reggio Calabria con un grande concerto di Capodanno. Argento Vivo. Vai, Carlo Faiello. Bene. Sei un poeta, lo so, però uomini liberi. Che cos'è la libertà? La libertà che cos'è? Partecipazione. Va bene, forse così. L'hai ripresa da qualcun altro? No, bene. Va bene, grazie a Carlo Faiello. Grazie. A trovarci un'altra circostanza. E mentre lui se ne va, vediamo un po' la seconda vignetta sul Napoli del nostro amico. Eccolo qui.
l'espulsione. Si è parlato di questa storia di Mazzarri. Quindi la tanta fuoco che ha usato per attaccare Nilmar, se non mi sbaglio. Sì. E lui si spiega dicendo: l'amico priva la visuale della partita. Sì. E Ciuccio dice: infatti, non ci ha visto più dalla rabbia. Vabbè, però io voglio dire una cosa: quest'anno il campionato è venuto un po' a mancare, Sarno. Questa zona Mazzarri, gli ultimi 7-8 minuti si toglieva la giacca, era un rito, un po' scaramantico, un po' ferro, e questo Napoli segnava in campionato un po' gli ultimi minuti, no? Secondo me Mazzarri ha preso coscienza anche dei suoi mezzi, insomma, e quindi a questo punto non ha più bisogno di fare il personaggio, ha capito che lo è un personaggio, ha capito che comunque questi riti, per quanto utili l'anno scorso, quest'anno vedono un tocco completamente diverso, a mio parere, per cui non ha bisogno di fare tutto questo per poter vincere anche sul campo. Altre telefonate, pronto, buonasera! Buonasera, chiamo Ercolano. Chiama Ercolano? Qual è il suo nome? Ferdinando. Ferdinando, prego. Senta, allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Un'ottima trasmissione. Grazie. Non c'è filtraggio nelle telefonate, è una cosa molto importante. La cosa che la voglio dire è che noi non dobbiamo criticare Mazzarri, cioè no criticare, come ha detto prima il telespettatore, Mazzarri ha sbagliato, ma chi ha sbagliato Mazzarri? Secondo me là chi stava a stare in quel momento non è che lo spingeva il giocatore, lo prendeva e lo sbatteva proprio a terra, cioè se stavo io al posto di Mazzarri quello lo facevo, perché la posta in palio era tanto, erano 21 anni che noi napoletani aspettavamo una gioia, un momento così bello, è un Villareale che non aveva niente più da perdere. C'è niente più da guadagnare, ormai era squalificata come squadra. Si doveva controllare di più, lei dice. Cioè non capisco come mai giocava con il sangue agli occhi. Beh. La cosa importante è che Napoli si sta facendo valere non solo nel campionato italiano, ma anche a livello europeo. E spero che come va fino alla fine sempre una vittoria in Champions. Grazie. Poi finalmente grazie a te, ci chiami Ercolano. Grazie, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Sono Ilaria dei Ponti Rossi. Ilaria dei Ponti Rossi, dove abito io, ragazzi? Io abito a Napoli, ai Ponti Rossi. Ma è vai, Ilaria, vicina vai. Di casa? Lo dico, no, non è vicina di casa. Ilaria, dici. Senta, io volevo dire semplicemente che questo Napoli ancora una volta ci sorprende in modo positivo. E poi dobbiamo dire che questa squadra è l'unica italiana che ha vinto al Madrigallo, non dimentichiamo. E poi voglio dire anche che questa vittoria noi tifosi napoletani le dedichiamo a tutti quei tifosi juventini, milanisti, interisti che il 25 agosto vedendo il gruppo A del Napoli dicevano: beh, uscirete con 0 punti e 10 gol a partita. È tutto da dedicare a loro. Senti Ilaria, ma tu vai a vedere le partite a Napoli? Sì. E il campionato perché il Napoli non rende più di tanto? Beh, diciamo che purtroppo gli impegni di Champions hanno gravato sulla forma fisica dei ragazzi e sulla resistenza nelle gambe. Però questo mese di gennaio in cui non ci sarà la Champions ci acquisteremo tanti punti e quindi saremo in classifica. Va bene, per tranquillizzare meglio, altrimenti non dorme stanotte. Vuoi dire dove abiti e non siamo vicini di casa? La competenza, la tifosa. Devi sapere. Quindi c'è il sangue blu e Ponti Rossi. Che il sangue azzurro dei Fedain. Io sono di Napoli. Fedain, dove sta? Ai Ponti Rossi. Un'altra telefonata, pronto? Solo. No, Fedain e Ponti Rossi. Pronto? Pronto? L'ha detto lui. Sì. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Antonella da Napoli. Ciao Antonella. Senti, devo dire che il Napoli è stato grande. Grande partita. Meno male. È stato grande soddisfazione, soprattutto per tutti noi. Chi è stato il migliore in campo per te? Il migliore in campo? È Inner, secondo me. Inner è il migliore in campo... Perché ha segnato, perché ha sbloccato. È normale, è normale. Sì, il leone. Il leone, Valentino. Il migliore in campo sì. È stato Hiller. No? Non so, forse. Sì, è stato Hiller. Per quanto mi riguarda il migliore in campo, io ero stato un portiere. Il portiere. De Santis ha fatto l'intervento Antonella, eccezionale. Hai Anto. Ascoltato questa musica della scena? Sì. Significa qualcosa? Sì. Samuele, Antonella ha vinto un biglietto per la curva B della partita Napoli-Roma di domenica 18 dicembre allo Stadio San Paolo. Un applauso per questa vittoria. Grazie. E per questa tifosa molto competente. Sono contento perché sia negli studi, sorteggio vero, democratico, non come qualche volta si faceva i sorteggi in serie alla presenza degli amici di Moggi, sia per telefono, hanno vinto questa sera i due biglietti, due donne, le tifose, altro che tifosine. È bello questo?
Ti è piaciuta questa cosa? Molto. Sentiamo qualche altra email, sì, perché mi dicono. Allora, c'è Vittoria Attilia che su Facebook ci scrive: ieri sera è stato un giorno importantissimo per la storia del calcio Napoli. Siamo solo all'inizio, era il mio compleanno ed è stato il più bel regalo ricevuto. Vorrei ringraziare i nostri lottatori che danno l'anima per la maglia. Complimenti per la trasmissione. Te ne leggo un'altra? Sì, veloce. Gennaro Mercado che ci scrive: un Napoli che ha saputo regalarci una notte magica, un Napoli vincente nel girone della morte. Aspettiamoci l'impresa. Avanti Napoli, un saluto a tutti i tifosi azzurri. Quando dice aspettiamoci l'impresa, no, ma... no, veloce, perché vi voglio far sentire che diceva una Villarreal. Il risultato è rilevante per il semplice motivo che il Napoli è una delle pochissime squadre, se non l'unica, che applica la lettera del fair play finanziario. Non dimentichiamo che squadre che hanno speso tantissimi soldi sono fuori e noi siamo lì. Ecco, la gioia dei tifosi io l'ho registrata chiaramente stando lì, ma per poco, un minuto, e sentiamo questo bel coro. Qui vedo un po' di aristocratici in questa tribunetta, ma sentite un po' di come ci siamo lasciati andare il coro dei tifosi subito dopo la vittoria del Napoli a Villarreal. Abbiamo vinto! Indescrivibile! Grande, 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 grande! Grandissimi, grandissimi! Grande felicità! Ha segnato i peggiori in campo! È vero, però è il segno del destino, va bene così! Straordinario, straordinario, grandissimo, non ci sono parole, basta! Non ci sono in Napoli, in Napoli! Allora! Bellissimo, una partita stupenda che solo il Napoli poteva regalarci queste emozioni così importanti qua, capito? Importantissime terre di Spagna, sì. Ci hanno rispettati, abbiamo rispettato noi loro, è stato però erano un po' nervosi loro! Sì, sì, molto nervosi! Nervosi! Ci tenevano a dimostrare! Loro erano un po' nervosi! No, alla fine! Ma che ci frega! Un tuo commento su questa vittoria! È stata una vittoria molto importante per noi! Tutta Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Napoli! La rossa unica fede! La rossa unica fede! La rossa unica fede! Si chiama Napoli! Questi sono Globoli Azzurri! Globoli Azzurri! Globoli Azzurri! La rossa unica fede! La rossa unica fede! Si chiama Napoli! Si chiama Napoli! Si chiama Napoli! La rossa unica fede! La rossa unica fede! Dominiamo!